Allora, amici di Instagram e di YouTube, buongiorno a tutti. Giorno dopo. È un giorno dopo fantastico, devo essere sincero, anche se comunque normale che rimane tanto amaro in bocca, forse anche di più di ieri sera, dove comunque dove le emozioni erano quelle, le sensazioni erano quelle di un Inter veramente che ci ha reso orgogliosi, ci ha reso veramente orgogliosi. E più passa il tempo e più penso a veramente a che impresa abbiamo fatto, a che sogno ci hanno regalato i ragazzi, ci ha regalato questo presidente, questa società, questo mister, questa dirigenza. Che sogno ci ha regalato e per qualche centimetro veramente poteva diventare un miracolo. Poteva diventare veramente un miracolo. Ma veramente io l'ho detto ieri e lo dico anche qua, lo dirò fino all'infinità, che secondo me questa squadra dopo la partita di ieri ha raggiunto una maturità tale e se si tiene l'ossatura della squadra, secondo me l'anno prossimo tocca a noi. Quest'anno, che adesso avranno festeggiato pure i milanisti e i gobbi che sono tornati a respirare dopo 2 settimane perché gente che ha patteggiato, che è nata in conference, che è uscita col Maccabi Haifa, gli altri hanno preso gli schiaffi da noi, quindi sono solo nostre scoregge. Però veramente, secondo me l'anno prossimo toccherà a noi. Me lo sento perché questa squadra qui, dopo la partita di ieri, dove abbiamo fatto noi il City, perché il City, ieri sera il City l'abbiamo fatto noi. E veramente vedere questa Inter qua così organizzata, così con una poi è vero, abbiamo fatto una partita di cuore, ci abbiamo messa tutta, ai ragazzi non si può recriminare assolutamente niente, assolutamente niente. Poi qualcuno ha pure giocato con la paura, secondo me è vero, però non gli si può assolutamente recriminare niente ai ragazzi, però veramente ragazzi, secondo me l'anno prossimo toccherà a noi. Perché questa squadra qui ha raggiunto un livello di consacrazione e che in questo momento l'Inter è una delle big europee. In questo momento l'Inter è la seconda d'Europa sicuramente a numeri, ma l'Inter in questo momento è una tra le big europee. È una squadra che è la prossima partita favorita per vincere la Champions. Ve lo posso garantire, ve lo posso mettere nero su bianco. Se si tiene all'ossatura di questa squadra, l'anno prossimo l'Inter è la favorita per vincere lo scudetto e per fare un grandissimo cammino come quest'anno in Champions League e vincere Supercoppa e Coppa Italia. Con in panchina Mister Inzaghi assolutamente. Da vendere qualcuno sicuramente, da dare via i cessi, perché cessi vanno malati, via come Gagliardini, Correa, quelli vanno chiaramente mandati a fanculo, sicuramente. Qualche presunto re di Milano, secondo me, che ha raggiunto la fine della propria esistenza all'Inter, però quello poi si vedrà, ecco, quello poi si vedrà. Però veramente, se, ragazzi, ve lo giuro, se si tiene l'ossatura di questa squadra e soprattutto se rimane un leader vero, perché l'Inter ha tanti leader, però uno su tutti mi ha fatto emozionare ieri sera ed è Onana. Onana, per il discorso che ha fatto Lautaro, per come ci ha sempre creduto lui nelle interviste, soprattutto per le parate che ha fatto anche ieri, perché una su tutte quella su Foden nel secondo tempo, perché se entra con la palla la partita è chiusa, e ha fatto una grande parata. Onana è il punto veramente da cui ripartire, è il punto dove l'Inter deve ripartire per l'anno prossimo. Onana non va venduto assolutamente, a me non mi interessa Vicario, il cazzo che me ne frega, Onana non va assolutamente venduto, perché se riusciamo, sarà difficilissimo non venderlo, perché comunque dopo i complimenti di Guardiola, il suo prezzo sicuramente si alzerà dopo il grandissimo cammino che ha fatto in Champions quest'anno e la grande stagione che ha fatto anche in campionato. Però veramente se riusciamo a tenerlo, fidatevi che mettiamo delle basi solide per i prossimi anni, soprattutto per l'anno prossimo, perché ripeto, l'anno prossimo, secondo me, perché questi qua, ragazzi, quest'Inter è forte. Quest'Inter è forte. E ieri abbiamo avuto la prova della consacrazione che non abbiamo avuto in questi 2 anni di Inzaghi, perché ieri abbiamo avuto la dimostrazione che l'Inter è una big europea. L'Inter ha fatto il City contro il vero City, perché ieri il vero City, ovvero l'Inter, meritava la vittoria. Il City ha stra immeritato di vincere la Champions,
Non per il cammino, ma per la finale, perché se guardiamo il cammino, City, che cazzo gli vuoi dire? Non ha perso neanche una partita, voglio dire. È normale che come cammino meritava sia l'Inter che City. Ma se guardiamo nei 90 minuti della finale, City non meritava assolutamente la vittoria, c'è poco da fare. E chi non lo dice, chiaramente, è un gobbo di merda, milanista, ma è chiaramente così. Chiaramente così. Poi, rivedendo bene anche l'occasione di Lautaro, lì ragazzi, rivedendola bene, io non me ne ero accorto, l'ho rivista dalle immagini. Lukaku era marcatissimo, era raddoppiato da Stones e da Ruben Dias, quindi la palla non poteva arrivargli. E poi Brozovic era veramente molto molto indietro, quindi anche Lautaro lì, se ci mettiamo nei suoi panni, cosa poteva fare? Alla fine ha fatto bene a tirare, perché comunque ha visto Ederson con le gambe aperte e ha provato a tirarla, ha provato comunque a concludere la rete, visto che Lukaku, è vero, poteva dargliela, però doveva sperare che gli arrivasse, perché alla fine era marcato da Ruben Dias e Stones, la palla non poteva arrivargli. E poi Brozovic era veramente molto, molto, molto lontano. Quindi, cosa gli vogliamo dire a questa squadra, ragazzi? Veramente, cosa gli vogliamo dire? E poi non è colpa di Lautaro, nel senso che se la palla lì di Lukaku entra e non gli va a rimbalzare sul ginocchio di Ederson, cioè, di cosa stiamo parlando? O se la palla di Stones al posto che rimbalzare fuori, perché anche lì il colpo di testa di Stones che va a allontanare il pallone. Sull'occasione di Lukaku, lì 99% su 100 la palla rientra in porta lì. Ha avuto un culo della Madonna che è uscita fuori dal palo. Ma il calcio è così: il gol che prendiamo lo prendiamo su un cross rimpallato su Acerbi e Rodri fa gol. La palla che passa tanto così dal culo di Çalhanoğlu e Darmian. Ma il calcio è così: il calcio è così. Ha vinto il City perché ha fatto il cammino con 50 miliardi di gol, ha preso solo 5 gol, va bene tutto. Però veramente non, il messaggio che deve passare è che questa Inter è una big europea e che l'anno prossimo si tiene l'ossatura, ragazzi, fidatevi di me, ve lo dico io. E io sono quello che vi ha detto che l'Inter passava col Benfica, che l'Inter arrivava in fondo in Champions League, sono quello che vi ha detto che l'Inter arrivava in Champions e fidatevi che l'anno prossimo scendiamo in piazza noi, ve lo posso garantire, ragazzi. Poi non si sa per cosa, però veramente l'anno prossimo sarà l'anno giusto, perché il percorso di Inzaghi è un percorso fatto a step. L'anno scorso ci siamo riconfermati dove due trofei che non portavamo comunque in bacheca da tanto tempo. Quest'anno siamo rientrati dopo 13 anni nelle big europee, perché l'Inter è una big europea. L'Inter l'anno prossimo alle griglie di partenza di Champions parte come la favorita per vincere la Champions. Insieme a City, Bayern, Real sicuramente, ma l'Inter è tra le favorite. Perché siamo una squadra matura che ieri non si è scomposta e nel secondo tempo stavamo per vincere la finale di Champions. Contro un City che a detta dei coglionazzi intenditori di calcio doveva darcene 4-5, doveva darcene. Nel secondo tempo il City non ha visto la palla. Non ha visto la palla. Inzaghi, tatticamente e soprattutto con i cambi, ha messo i piedi in testa all'allenatore più pagato del mondo, il migliore allenatore del mondo, che allena la squadra migliore al mondo. Chiamasi Guardiola. Inzaghi gli ha messo i piedi in testa con i cambi perché ha avuto le palle, davvero allenatore con le palle, e tutti qui a dire che Inzaghi non ha i coglioni, che è un cagasotto. Vergognatevi, vergognatevi, perché ieri Simone Inzaghi vi ha dato l'ennesima dimostrazione che innanzitutto lui ci tiene all'Inter, che fa di tutto per il bene dell'Inter, e la finale la voleva vincere anche Simone Inzaghi, perché ieri il cambio che fa, che toglie Bastoni, inserisce un altro esterno alto e sposta Di Marco nei tre dietro, è un cambio da grande allenatore che vuole vincere la partita, che vuole perlomeno andare ai supplementari. E Inzaghi l'ha fatto, perché ha le palle e perché è un interista vero. E l'anno prossimo, se si riparte da un grande mister come Simone Inzaghi, con qualche piccolo acquisto davanti e in difesa, e se si tiene l'ossatura l'anno prossimo, questa Inter, ve lo giuro, questa Inter e noi tifosi l'anno prossimo andremo in Duomo. Ma io ne sono sicuro, perché siamo forti. Siamo forti e dopo ieri, ne abbiamo avuto la piena dimostrazione. Sempre più orgoglioso veramente di tifare questi ragazzi e questi colori qua, che sono la gloria, perché non, un tifo incondizionato ieri in Duomo a cantare anche dopo
dopo la sconfitta, ma ne sono sicuro che l'anno prossimo non saremo a cantare per orgoglio, saremo a cantare per qualcosa di fantastico, ve lo posso garantire. E sono veramente contento e più orgoglioso di tifare questa squadra che mi ha dato tutto nella vita e che mi sta continuando a dare tanto. Quindi, veramente, le parole poi a volte veramente si danno il vento. Sempre forza Inter, perché ci sono giorni in cui essere interista è doveroso, come oggi, come dice Cipe. Invece ci sono giorni dove è più facile esserlo, chiaramente. Sempre forza Inter, un bacione a tutti. Finalmente la stagione è finita, una grandissima stagione. Ci siamo tolti veramente questo macigno della finale, perché io stavo morendo dall'ansia, ho passato una settimana infernale, pieno d'ansia, avevo mal di stomaco. Finalmente ci siamo tolti questo macigno dal cazzo. È andata bene, perché è andata bene. Poteva esserci il miracolo, chiaramente, ma cioè, siamo contentissimi. E l'anno prossimo, ripeto, teniamo l'ossatura e andiamo a vincere insieme. Forza Inter a tutti. Un bacione. Adesso ci sentiremo tra qualche settimana, perché adesso stacco un po', stacco tutto, perché è stata una stagione veramente nauseante, perché è stata una stagione veramente molto molto impegnativa a livello di cuore. Non ce la faccio più, perdonatemi. Adesso mi prenderò qualche settimana di pausa, però veramente sempre fiero e orgoglioso di questi ragazzi, di questa società che ci ha regalato un sogno, che poteva diventare un miracolo, ma intanto ci ha regalato un sogno. Forza Inter, ciao a tutti ragazzi.